Benvenuti amici di AndroidWorld.it, oggi sono qui per parlarvi di due moduli Exposed che sto usando ormai da una settimana abbondante, con i quali mi sono trovato particolarmente bene e che quindi ho deciso di riproporvi rapidamente. Si tratta di Extended Navbar, che è davvero proprio semplicissimo da usare, lo installate, soliti riavvi, eccetera. Cosa fa Extended Navbar? Come suggerisce il nome, vi fornisce un'estensione alla vostra barra di navigazione, che è quella qui in basso. Sulla sinistra potete avere per esempio controlli musicali, quick setting o app preferite e sulla destra esattamente le stesse cose. Notate che per avere le app preferite dovete però pagare la versione completa dal costo di 1,47 euro. Quindi con la versione gratuita potete avere solamente controlli musicali e quick setting. Il funzionamento direi che è abbastanza semplice. Parte la canzone che stavate ascoltando, potete fare anche uno skip al brano successivo, in questo caso direi che era solamente uno, quindi non ci sono skip da effettuare. Lato destro, quick setting che funzionano più che quick setting, diciamo quick toggle, per esempio attivate o disattivate il GPS, attivate o disattivate la rotazione. Direi che il funzionamento non ha bisogno di tante spiegazioni, quindi modulo semplice, rapido, efficace, unico neo, 1,47 euro se volete la personalizzazione delle app. L'altro modulo è Native Clipboard, ma anziché farvelo vedere, diciamo, nelle impostazioni, vi faccio vedere come funziona in pratica. Supponiamo di aver scritto qualcosa, il classico salve a tutti, e di volerlo poi andare a copiare. Allora, anzitutto notate che abbiamo una voce che si chiama Clipboard, che ci farà vedere tutti i testi che abbiamo precedentemente salvato. Se io vado a salvare qualcosa di nuovo e poi dopo lo voglio andare a incollare, come posso fare? Con Android Stock solitamente dovevo fare un semplice incolla e incollavo l'ultima frase che avevo copiato. Con Native Clipboard tenete premuto su incolla e qua in basso verranno tutte le note che avete salvato. Quindi se anziché salve a tutti volete incollare il salve che avevo copiato precedentemente, potete farlo in maniera, devo dire, molto molto facile. Altro esempio banale, aggiungiamo salvezza al nostro elenco e a questo punto long press su incolla e li abbiamo tutti quanti. Se uno dei testi fosse troppo lungo, ci tenete premuto sopra e avrete uno zoom in modo da poterlo leggere. Se poi non vi interessa, con il pulsante del cestino lo eliminate. Non ci sono animazioni, non ci sono tante belle transizioni, ma l'app funziona e da qui potrete anche andare a personalizzarla come più vi pare. Questa è un'anteprima, se volete cambiare il colore di sfondo e metterlo bianco, cambiare il colore della clip e lo mettete blu e quest'altro facciamo che lo mettiamo verde. Voilà, sfondo bianco e praticamente è quasi in tinta con bianco grigio, via, quasi in tinta con questo sfondo grigio. Colore del testo verde, colore della clip, insomma, come la volete chiamare, della nota, azzurro. Potete decidere poi, ops, se riesco a tornare nelle impostazioni ve lo dico, potete decidere poi il numero di copia e incolla, insomma, da salvare nella cronologia e la dimensione del testo. Questo in basso è appunto il pulsante di test che vi ho fatto vedere fino ad ora. L'unica cosa che forse manca può essere un pulsante di reset alle impostazioni predefinite, ma in fondo è relativamente poco importante. Quindi due moduli semplici, efficaci, il secondo gratuito, il primo a pagamento se volete anche personalizzare le app presenti nella navbar, ma comunque entrambi veramente molto semplici ed efficaci. Fine quindi della nostra prova, veramente rapidissima questa volta. Un saluto a tutti da Nicola Liga per AndroidWorld.it.